Adam Sandler è una protesi della mano. Nasce come una sfida durante la mia tesi di laurea triennale, in cui appunto andando a studiare anche tutti i dispositivi che erano già presenti sul mercato, sono andato a capire quali erano le esigenze ancora inespresse o non soddisfatte da parte dei pazienti. Durante la laurea magistrale non è stato per niente semplice continuare a portare avanti il progetto, perché ero da solo, quindi sono stato varie volte sul punto di abbandonare il progetto. Poi però c'è sempre stato quell'evento particolare, quella conoscenza che mi ha portato a continuare a studiare, fino a che poi non ho trovato gli altri ragazzi. Quando ho trovato gli altri è chiaro che ha cominciato a trasformarsi in un'azienda. Attualmente chiunque sia nel team detiene una quota della società. Al momento siamo 12, abbiamo anche aggiunto due ragazze ultimamente. Finalmente abbiamo un punto di vista femminile. Allora, adesso andiamo a vedere quelli che sono i tuoi muscoli, come riesci ad accedere alla protesi. Io sono nato senza un braccio a causa di una malformazione. Ho conosciuto Giovanni all'incirca 3 anni fa, quando stava organizzando una partita del cuore e dove è stata fatta una raccolta fondi per la realizzazione di una protesi mioelettrica. Sono stati raccolti all'incirca 4.000 euro che mi permetteranno in futuro, quando la protesi sarà sviluppata in maniera definitiva, di avere la mia prima protesi ad Adam Sandler. Andiamo già a vedere il primo segnale. Ok, mi dai movimenti di sollevamento, saranno i movimenti di apertura della mano. E come vedi, questo segnale qua, il rosso, mi dà un impulso. Facciamo lo stesso lavoro invece con il secondo elettrodo per la chiusura della mano. Dunque il blu, vai. I segnali muscolari ci sono. Bisogna imparare ovviamente a controllarli. Collaboro con il team di Giovanni, sono il loro tester e cerco di dare qualsiasi tipo di input positivo o negativo durante il loro sviluppo. La primissima fase è stata quella di posizionare gli elettrodi e di fissare quella posizione. Dopodiché è stato costruito su misura l'invaso per il soggetto. È stata montata su Adam Sand. Abbiamo collegato quindi il PC ad Adam Sand per controllare che gli elettrodi siano effettivamente nella posizione migliore. Si passa quindi alla fase di calibrazione, una caratteristica principale di Adam Sand. La calibrazione è una fase nella quale un algoritmo dell'intelligenza artificiale, che viene ospitato all'interno della scheda elettronica a bordo di Adam Sand, impara a riconoscere i movimenti di apertura e chiusura delle dita specifici per quel soggetto. Ed è il soggetto adesso a decidere se aprire o chiudere la mano. La tecnologia su cui si basa Adam Sand ci consente con un solo motore di muovere tutte e cinque le dita, tramite un meccanismo non basato su cavi ma su ingranaggi. Ed è la mano che si conforma all'oggetto impugnato. I dispositivi sono in genere disponibili in taglie standard. Nel nostro caso la stampa 3D è utilizzata per rendere le falangi personalizzabili a seconda di ogni soggetto. Questo aiuta, la persona anche a conservare un'identità antropometrica migliore. Qui puoi vedere le dita, dal pollice al mignolo. Le falangi medie e distali sono unite, per rendere più robusto il dispositivo. Si parte da un design, quindi si realizza tramite un software di disegno 3D un file che poi viene trasferito su altri software che servono per dividerlo in tanti piccoli strati, e questi strati vengono deposti nel tempo da un ugello caldo che scorre sul piatto della stampante. A seguito della sovrapposizione di tanti strati si ottiene quello che è il disegno 3D dell'oggetto. Ti faccio vedere la stampa di una mano più piccola che utilizziamo per lo studio estetico del dispositivo. In questo caso si inseriscono dei supporti che vanno appunto a supportare la stampa. Questo tipo di dispositivi ha una vita media di 4-5 anni. Il materiale che utilizziamo si chiama Carbon PA ed è un nylon caricato in fibra di carbonio. Ha delle proprietà di resistenza meccaniche eccellenti, per cui è fondamentale in un oggetto che viene sottoposto a tutti i possibili urti, stimoli dall'esterno. Quando si parla di startup, di solito si dice sì, è complesso, non immagini quanto sia difficile, passerai notti in bianco. È un progetto davvero totalizzante in tutto, nel dispendio economico, nel dispendio sociale anche, perché si rinuncia a tanto. Già un prodotto hardware di base è complesso da sviluppare, un prodotto hardware a livello medicale è ancora peggio. Quando si parla di Italia e soprattutto di Sud, diventa praticamente impossibile. E tutto lo sforzo che stiamo facendo probabilmente non lo faremo negli Stati Uniti. Cioè, questo ci ha detto più di una persona. Però noi siamo qui per
e in questo momento vorremmo rimanere qui e dare qualcosa di nuovo e di più a questa terra. Quindi è questo il nostro obiettivo. E ci stanno arrivando richieste per valutare i curriculum, stiamo attirando talenti sia dall'Italia sia dall'Europa. Da poco ci ha visitato un ragazzo olandese che vorrebbe svolgere il suo tirocinio con noi. E questo è il valore aggiunto. Fa molto di più un team motivato rispetto ad un team con i soldi che però non ha fede, fra virgolette, in quello che fa. E questo ciò su cui si basa tutta la nostra azienda, la fiducia. I soldi arrivano. Se si continua, i soldi arrivano. È già arrivato qualcosa, forse sta arrivando altro e sicuramente arriverà altro ancora. Abbiamo appena saputo che l'Ufficio Brevetti Europeo ha dato parere positivo alla nostra richiesta di brevetto internazionale.